Permette, Pietro Amic, affarologo, appaltologo, avrei due affari da proporvi alternativi, pure tre, alternativi, quattro, e così via. Affare numero uno, un permesso per gestire un avviato autogrill sulla nazionale Nervi Pisa. Questo autogrill si trova lì dove c'è l'imbocco per la strada consolare per Rapallo. I piatti forti del menù fisso sono i seguenti: antipasto di capocollo oppure di salmone affumicato. Di primo abbiamo bravi con la gastronomia, linguine al pesto oppure un po' di risotto in bianco. Di secondo abbiamo bistecca di vitellone ai ferri oppure un po' di Melimort salti in bocca alla romana. Non vi interessa l'articolo? Passo oltre. Affare numero due, un antichissimo e preziosissimo servizio da tè dove sono rinvenuto tra mezzo le macerie e le rovine dell'antica muraglia cinese. Questo servizio, se volete, lo potete tranquillamente rivendere al mercato delle pulci e con il ricavato ci potete andare per una settimana alle Seychelles. Là, spaparanzati all'ombra di un albero di cocco oppure sotto un albero di pompelmo. Non vi interessa nemmeno questo? Allora, terzo affare, un'antichissima, vedo vi intendete l'antiquariato, cornice contenente una tela del pittore Rubens rubata nel museo di Mosca
è subito spedita nella città di... Stoccarda. Stoccarda. Ma questa tela è stata precedentemente... Dove sono? Rinvenuta nella città di... Dover. Questa tela, inoltre, sembra che sia... appartenuta... niente popò di meno... che a Paolina Bonaparte. Al centro di questa tela... sui monti dell'Ada campeggia la figura del grande condottiero Ruff Ruff Genghis Khan. Là sul suo cavallo bianco, fiero nel suo cipiglio, ritratto nella storica vittoria sul Tartaro. Non vi interessa nemmeno questo? Allora ci sarebbe un affare di ripiego. Un contratto con un santone indiano, molto noto nell'ambito del jet set. Questo santone prevede tutto, ogni movimento di borsa, e ci azzecca sempre. Non vi interessa nemmeno questo? Ma allora siete proprio di marmo!